sono ricascata, ancora scarpe, ancora Darkman. Il fatto è che abbiamo fatto un po' di ripulisti io e mio marito nel ripostiglio dove abbiamo le scarpe e io ho eliminato dei sandali che avevo credo da una quindicina d'anni. Ormai mi sono stufata di portarli, poi si sono un po' allargati. E anche mio marito aveva bisogno di scarpe di tela leggere per l'estate e visto che neanche a farlo apposta, no? Quando le cose non le vai a cercare ma ti capitano, è arrivata una mail, la newsletter da Dykeman che avvisava che c'erano degli sconti sul sito e insomma non abbiamo resistito e abbiamo preso qualche cosetta che adesso vi vado a mostrare. Allora, prima di tutto quelle di mio marito. Allora, sono scarpe della Fila e sono costate 19,90 euro al paio, scontatissime. Allora, andiamo a prendere un paio così. È tela, ma comunque robusta. È a metà tra la scarpa da passeggio, diciamo, e una sneaker. Con la differenza appunto che è molto leggera. Lui è il 44, calza perfettamente. E il mio marito è fortunato come me perché il numero è quello, 44, e 44 vanno bene sempre le scarpe. Finora non abbiamo mai avuto problemi, mentre per me è 39, calza pennello e anche lì non ho mai avuto problemi. So che molte persone invece hanno difficoltà a trovare le scarpe che vadano bene, sono proprio costretti per forza di cose a provarle perché dipende dalla forma della scarpa, dipende dalla forma del piede. Io non so come mai ho sempre avuto questa fortuna che sceglievo la scarpa il 39, mi sono sempre andate bene per quello che mi fido ad acquistare online perché sono sicura di non avere sorprese. Il secondo paio è sempre quello di mio marito, sempre della Fila, queste sempre di tela di questo color, è un color mattone col logo della Fila sia dietro che stampato qua di lato, no, di qua, scusate, vi facevo vedere il lato dove non c'era, eccolo qua. Anche questa leggera tela, ma comunque una bella tela robusta. Insomma, 19,90 euro per tutta l'estate. Ecco, a differenza mia che butto via le scarpe quando sono stufa di vedermele intorno perché magari hanno un po' ceduto, si sono un po' allargate, magari dopo una dozzina, una quindicina d'anni, ma veramente io ho tenuto per 20 anni o 30 anni delle scarpe che avevo appena sposata. Una cosa assurda. Le consumo, le rovino poco e mi durano tantissimo. Invece mio marito se le mangia a colazione le scarpe e le rovina immediatamente. Poi io avevo bisogno di sandali con un'altezza media, perché ho diversi sandali completamente piatti e altri col tacco non più di così, diciamo, ecco, non più di quei 5 centimetri. Però appunto una via di mezzo, ne avevo giusto due paia, un paio bianchi e un paio neri, ma sono vecchi, anche quelli vecchi proprio si sono un po' consumati, specialmente quelli bianchi si era un po' rovinata la pelle della tomaia e quindi li ho buttati, appunto vecchi, vecchissimi. E allora ho trovato questi, ho preso questi e sono uguali. Uguali perché con questo tacco di questa forma e poi io ho bisogno che siano che chiudano bene il piede perché ho il collo del piede un po' alto, non è che sono proprio perfetti nemmeno i miei piedi, ecco. Comunque dicevo una mezza misura di tacco e allora ho preso gli unici che mi sono piaciuti sono questi e ne ho presi, quindi la forma è identica, il colore cambia e li ho presi, vedete, hanno la soletta in pelle traspirante e sono fatti così molto semplici, quasi francescani oserei dire,
e ne ho presi un paio neri e un paio dorati. Eccoli qua. Sono leggerissimi. Sì, magari qualcuno dirà sono un po' da vecchia, beh, ma io sono vecchia, quindi ho preso i sandali adatti a me. Ecco, sono proprio veramente leggeri e questo tacco, io ho già provato a infilarli, sono davvero perfetti. Chiudono bene il piede qua, poi hanno il cinturino per cui non sfuggono. E niente, sono molto contenta perché mi vanno perfettamente e per tutta l'estate. Dopo io, a dire la verità, uso tantissimo l'infradito anche, mi piace molto l'infradito, però le ho quasi tutte piatte, sia fatte a sandalo che aperte, piatte. E invece questa è la mezza misura che cercavo da mettere anche con i vestiti. E poi, vabbè, l'ultima cosa, non poteva mancare un pensierino per i miei bambini. Allora, c'era in offerta, era l'unico paio disponibile, l'ho presa al volo, un sandaletto per Alice, il numero 25, non potevo lasciarlo lì, 9 euro, 10 euro insomma, ma guardate quanto è carino, guardate quanto è grazioso, rosa, perché lei ama il rosa, con questi piccoli pois bianchi e azzurri, sono davvero carinissimi, col velcro in modo che se li mette da sola e sono proprio carinissimi. Questi costavano il prezzo intero 24,90 euro, quindi li ho pagati 9,90 euro, 10 euro insomma, quindi va bene. Poi loro tra poco andranno anche al mare, intendo dire proprio tra poco, la prossima settimana, vanno 10 giorni in Grecia a Rodi. E quindi vanno benone, li può usare da subito. E così, insomma, mi sono andata da fare anche questa volta con le scarpe. Poi, non lo so, io penso come tutte le donne, le scarpe proprio sono quella cosa che attira sempre. E mi va bene che mio marito è peggio di me, anche lui ne ha tantissime, veramente tante, solo che lui appunto ha un ricambio abbastanza frequente perché le consuma tantissimo, invece io le accumulo e ogni tanto però bisogna fare un ripulisti e buttare. Grazie per avermi guardato anche questa volta, un abbraccio, un saluto a tutti, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!